Ho trovato il metodo per cambiare in meglio questo canale di merda. Come? Scusi? È un canale di merda perché trattate giochi nuovi. I giochi belli sono solo quelli dove ci sono. Ecco qui, questo è il mio controller, porca puttana. Due tasti, uno per... No, sono qua. Cos'è questo abominio? No, questa è... Però ha la forma del controller del NES. Almeno quella. Eh, esatto. Bene, quale sarebbe questa idea geniale? Player Inside 2. No, scusi, aspetti. Allora, il nostro pubblico è italiano, quindi Player Inside 2, non spagnolo. Player Inside 2. Una capra, una capra. Player Inside 2 sta per Player Inside MS-DOS. MS-DOS era il vecchio sistema operativo della Microsoft verso cui partivano tutti i giochi vecchi belli che... E uno giocava con tanto piacere, non come ora che uno pensa solo alla grafica e a quei giochi di merda. Sono contenta che lei viva FIFA 83. Sì, non esageri, non esageri. Che neanche esisteva. No, sì, non esisteva, esatto. Con i miei occhiali da giudizio andiamo in questo splendido sito che si chiama Software Library MS-DOS Games. Sì, è vero. DOS, tra l'altro, è assonanza con NES, non so se è. Effettivamente sì. No, non lo è, comunque... E scegliamo i giochi più visti. Prince of Persia, Prince molto of Persia. Molto bene. Senta la musica. Senta i suoni in MIDI. In MIDI. Il MIDI è il futuro. Cioè, no, non lo è, però va bene. Ma mi scusi una cosa. Il Prince of Persia era biondo? Questa cosa non mi convince. Sì, era biondo, perché pure con gli occhi azzurri. Come si saltava, porca della puttana. Come si saltava, porca troia. Penso Jay Jump, no? No, ma cosa dice Jay Jump? Ecco, andiamo a farli saltare. Grande, grande, attenzione. Questo gioco era un capolavoro, altro che il Prince of Persia di adesso, dove non si muore mai. È vero, nell'ultimo Prince of Persia non si muore mai. Invece questo è bello difficile. Veniamo salvati da una femmina, peraltro, e si chiama Ellie. Però le animazioni di questo gioco mi piacciono, sono fatte bene. Era tutto bellissimo all'epoca, altro che ora che fa tutto schifo. Attenzione qua, crolla. Ecco, devo aprire questo. In pratica in questo gioco c'erano tante trappole e cazzate. Però in realtà le trappole servono per attivare delle cose, no? Perché qua apre la porta. Devo dire che le meccaniche... In realtà io sto facendo finta, ma lo conosco. Non ce l'ho mai avuto, però qui poi... mi lanciavo così e mi appendevo, esatto. Poi cadevo, poi tanto facevo così. E qui c'è la spada. Attenzione! Dove se l'è messa? Se l'è messa da qualche parte, non mi rompa le balle. Se lei dovesse dare un voto a questo gioco... 90! Un voto oggettivo. Ho sbagliato, sono morto, ma va bene perché funziona così. Direi di procedere avanti con un altro gioco. Proviamo un altro titolo. Ancora è una madonna comunque, ci sapeva ancora giocare. No, veramente bravissimo. Direi di andare di Wolfenstein 3D. Capolavori. Mi sto dilettando nell'editing, lo so. Ah sì? Ah sì. Come sì. Nell'editing, quindi lei usa il computer. No, edito con NES. Viene male, lo so, ma edito con... Non ho editato niente finora. Attenzione, che difficoltà mettiamo? Io ovviamente metto difficoltà minima. Ma come minima? Ero scasso comunque. Ragazzi, qui stiamo giocando alla storia dei videogiochi. Il mouse è calibrato a cazzo. Il mouse è calibrato male, ma questo non glielo dico a mio marito. Veramente, tra l'altro, giocando al nuovo Wolfenstein The New Order, ci sono delle parti in cui si può giocare questo Wolfenstein. Quindi per tuffarsi nel passato. Lei l'ha giocato The New Order? Ovviamente no. Ma lei che computer aveva quando era ragazzo? 486. Non quando ero ragazzo, l'ho comprato adesso. Mi è costato 2000 euro. Scusi, ma lei, ma come 2000 euro? Ma scusi, ma lei quando era ragazzo cosa giocava? Io non sono mai stato ragazzo, credo. Credo, dovrei chiedere ai miei genitori se solo non fossero morti. Come sono morti? Di vecchiaia. I nemici, dove cazzo sono i nemici? Minchia! E ti ha messo mega facile! Mega facile non vuol dire però che non ci debbano essere i nemici, va bene? Eccoli, eccoli! Voglio subito questi stronzi. Hai visto che facile? Nazisti! Ma c'è un po' di loot, c'è un po' di loot? Devi parlare, ma per me deve parlare bene! Lo sai che cosa lesina un po' questo gioco? In estetica, in ambientazione, cioè questi corridoi blu, no? Come osa, questo è un capolavoro di grafica! Sì, volevo dire, sì, è bellissimo. All'epoca della sua uscita questo era un capolavoro. Guarda il cane che fine fa il suo caro cane, Guardi il cane, guardi come infierisco, guardi come il coltello. Senta, voglio provare un'altra cosa. Proviamo Pac-Man. Mai ho giocato Pac-Man. Io giocavo a Pac-Man prima che lei potesse... Non le viene la battuta. No, suo marito è quello che sa fare le battute, io... Lei no. Esatto, anche perché è un certo imbarazzo dinanzi a una donna. Non tanto bella, devo dire, mi dispiace, ma...
A lei piacciono le bionde, lo sappiamo. A me piacciono le bionde, ma... neanche tanto. Io insisto tanto ad avere una compagna che potrebbe rubarmi tempo prezioso che potrei impiegare a giocare alle preziosità del passato. Però poi va a meretrici. Però poi vado a meretrici, ci sto subito, faccio un prezzo, 20 euro e via. Fanno un po' di beneficenza ste meretrici. Guardi che io sono un bel tipo, Non lo smetti di dire. Suo marito mi ha detto che sono un bel tipo, non so perché, che interessi avesse. Non lo so perché. Suo marito invece è successo, glielo devo dire, ma d'altro canto per stare con lei, ecco. Ecco, attenzione! Tra l'altro la versione ha 256 colori. Adesso fanno HD. Tutti i giochi indie che vanno a simulare questi titoli che hanno fatto la storia. Ma perché farlo quando... quello che avevo io. Esattamente, ah sì? Quello che ho io adesso, l'ho comprato ieri, 59,90€ questo titolo. Lei cosa diceva alla diavoleria dell'era moderna? Fanculo! 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 E non l'avevo detto abbastanza per i precedenti morti. Devo dire che questa idea di Player Inside OS mi sembra molto bella. Possiamo portare quindi tanti titoli provati così velocemente che sono usciti per MS-DOS. No, è che non vedo, devo avvicinare. Ah, ok, sì, però lei è un po' inquietante. È un po' inquietante. E no, perché così per me è come se stessi vedendo da 100 metri di distanza. Ecco. E così invece non migliora la cosa. Bene ragazzi, lasciate tanti like per il signor Giorgio. No! Dovete lasciare tanti fanculi qua sotto. Esatto, non no! Non c'è il tasto fanculo? Non c'è il tasto. Allora fate una petizione per fare in modo che YouTube abiliti il tasto fanculo, che è il tasto migliore del mondo, va bene? Esatto, ma torneremo anche con i giochi per NES, oltre ai giochi per DOS. Ovviamente se non torno più io, e questa è... ci mancherebbe, noi ci vediamo alla prossima. Fanculo!